appunto su questa stagione. Tanto grazie insomma di essere qui questa sera e soprattutto grazie per tutto quello che sicuramente nei vostri gruppi sportivi state portando avanti, state iniziando a costruire sulla stagione che inizia, insomma, sulla stagione che parte. Io lascio volentieri la parola a voi che ci racconta un pochettino quello che si vuole essere un po' lo stile con cui andiamo ad affrontare quest'anno sportivo. Stile che ovviamente è molto ancorato a quello che è il piano pastorale, giusto? Che è quella di oggi si ci sta proponendo. Vai pure. Allora, buonasera a tutti. La questione è legata un po' certamente al fatto che ogni anno diocesi può fare una proposta agli oratori e in qualche modo intercetta anche le attività sportive. E da un paio d'anni, quando esce il progetto dell'anno pastorale, dell'anno oratoriano, c'è anche una piccola parte dedicata proprio allo sport. Questo strumento che ho tra le mani, che è proposta per gli oratori, nelle ultime pagine, una decina di pagine dedicata proprio a questo. Io credo che sia, da un punto di vista dell'attenzione pastorale, molto significativo, non c'è mai stato un riferimento così preciso. Credo sia anche il frutto della percezione che si ha dell'importanza educativa dello sport e di come tante volte magari i ragazzi messano un po' a catechismo un poco volentieri l'attività sportiva, magari la fanno con entusiasmo. E allora, già che c'è questa cosa, mi diamo anche un'occasione, come un'opportunità. Tra l'altro, appunto, quest'anno è dedicato a questo tema, vedrai che bello, il riferimento alla pagina di Vangelo di Giovanni, dove Giovanni il Battista incrocia Gesù e lo indica a due dei suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio. Una volta avvenuto questo, Gesù si gira e si vede inseguito e dice: ma di cosa cercate? Maestro, dove abiti? È la domanda che gli fanno di questi due discepoli e Gesù risponde: venite e vedrete. Da qui nasce lo slogan: vedrai che bello. Cioè un tentativo di comprendere quell'invito che Gesù ha fatto: venite e vedrete. Perché? Perché tendenzialmente tante cose si capiscono fino in fondo nel momento in cui si sperimenta. E tra l'altro bisognerebbe proprio cercare sempre più di apprezzare quello che è la proposta, cioè di far capire veramente il centro, il cuore, la bellezza di quello che si vive. Ecco, credo che questo slogan, questo anno dedicato all'incontro anche con Giovanni il discepolo, perché era uno di questi due. Purtroppo i due nomi sono uguali, quindi ci si confonde, però in realtà quello che è poi andato a vedere è Giovanni, colui che poi diventò il discepolo amato, colui che ha provato a tal punto la bellezza dello stare con Gesù fino a diventare anche l'amico di Gesù. Ecco, questa esperienza che rilancia un po' le attività dell'oratorio, la catechesi, il tentativo di coinvolgere sempre di più nella messa e anche una proposta fatta alle società sportive del CSM e quindi a tutte quelle attività che in qualche modo sono legate alla nostra comunità, alla nostra chiesa. Quest'anno cambiamo l'arcivescovo, cambiamo anche il vicario episcopale, perché Premolade è diventato vescovo di Brescia, Scola è andato in pensione, quindi c'è un nuovo vescovo. Allora, quindi è un'occasione forte anche di rinnovamento. E questo lo possiamo proprio respirare e lo possiamo anche apprezzare. Allora, quello che vedo bello in questa proposta è il fatto che il tentativo è quello di dire che cosa c'è di bello nell'attività sportiva, che cosa ci può essere invece di negativo. Non sto qui ad entrare troppo nel dettaglio, perché magari sarà l'occasione poi in alcuni corsi, in alcune serate, eccetera. Però solo per accendere, l'allenamento è una cosa interessante e preziosa, no?
le regole e il comportamento, l'accoglienza, l'appartenenza alla squadra, sono quelle cose che vengono sottolineate come belle, per cui uno dice ma che bello lo sport, ma quanti messaggi, quanta ricchezza mette nella mia vita e nelle vite di coloro che vi partecipano. Dall'altra parte ci possono essere anche dei rischi, cioè delle cose che rendono brutto lo sport, il doping, la violenza, le preferenze, la truffa, l'egoismo. Solo accenno, però che ci sono dei rischi, ci sono delle tentazioni, ci sono delle cose che anche nel nostro fare sport rischiano di rovinare, di non renderlo più bello, accattivante, coinvolgente, ma invece di far perdere il gusto e la bellezza di questo. Ecco, diciamo così, il cammino di quest'anno, con questa sottolineatura, anche questi aspetti che credo tante volte valga la pena anche recuperare dentro e ripensare alle proprie attività. Giustamente, quando si fa le riunioni per mettere giù il calendario con gli allenatori, qualcosa, chi fa cosa, quando e come, ci si trova, si parla, eccetera, si litiga. Magari quando c'è da parlare di altro si fa più fatica anche ad avere interventi, ad avere interesse, ad avere partecipazione. Però, ecco, quello che mi sento di dire, non perdiamoci, un anno, magari vale la pena qualche volta andare a cercare quell'allenatore, quel dirigente, quella persona e parlarci insieme, dappertutto. Questa purtroppo è la sfida. Parlarci, perché tutti i mezzi di comunicazione sono utili, ma quando ci si guarda negli occhi è tutta un'altra cosa. Ci si capisce, si comprende. E quindi questo è il senso anche di serate così. Ecco, quindi credo sia bello anche avere di fronte questa cosa. Come posso rendere bella la mia attività sportiva? Che cosa devo togliere perché rimanga davvero tale? Forse quest'anno può essere veramente dedicato anche a questa attenzione, qualche volta trovandosi con gli allenatori, con i dirigenti, anche con i ragazzi delle squadre. Che cosa renderà bello questo anno? Dall'altra parte, ecco, quello che mi sento sempre di dire in queste occasioni è che certamente la Chiesa, i sacerdoti, anche se qualche volta non ve lo dicono, non ve lo dimostrano, però hanno grande stima della vostra attività e credono nel valore di quello che fate. Detto questo, siamo una brutta razza, però in realtà credo che tante volte il tentativo, la voglia, il desiderio deve essere sempre quello di costruire ponti. È facile invece mettere muri per ogni cosa. E sia un anno anche così, con la voglia, con l'occasione, con la volontà, l'opportunità anche di recuperare magari qualche rapporto, qualche collaborazione dentro le attività dell'oratorio e con i catechisti, con gli altri responsabili dell'educazione, con i sacerdoti, magari anche con le altre comunità e società. Quindi all'inizio dell'anno è giusto dare questa indicazione, ma c'è da dire grazie per tutto il lavoro che fate, farete e avete fatto. Niente, non vi rubo altro, anche perché io devo scappare a recuperare un riunione. Però sono venuto sotto l'acqua, come avete fatto voi. Ho lasciato, no, mia moglie no, però ho lasciato io, sì, sono uscito senza il mangiare, ma non per, non sto dicendo queste cose per dire che bravo, no, è per dire che questa cosa ci tengo, no? Almeno nel limite del possibile a poterla fare. Anche solo per dire due parole, ma per dire che effettivamente quello che avviene qui è prezioso, importante. E quindi davvero a volte fa la fatica, la facciamo tutti, ma con il desiderio proprio di poter fare il nostro lavoro. È uno stimolo per tutti noi, perché io ho sempre ribadito che un prete non prende il primo che passa per la strada per fargli fare il catechista. Giusto? Quindi anche una società sportiva non deve prendere il primo che passa per la strada per fare il catechista. Delle scelte delle persone e poi fai un esempio solo anche perché non mi interessa un po' più. Bene, allora grazie, buona serata, vediamo lunedì quando si riesco ad essere. Si apre questa stagione,
E andiamo sulla diapositiva, quella di Don Alessio Albertini, si apre con un occhio di riguardo in modo particolare quella che è l'anno oratoriano. Anno oratoriano che ha come tema, come titolo, appunto il vedrai che bello. In quest'anno oratoriano, un po' come fortunatamente insomma da un po' di anni, c'è un'attenzione particolare anche nei confronti dello sport, quindi il programma diocesano ha comunque degli aspetti sportivi anche interessanti che andremo comunque senz'altro nel corso della stagione a vedere. Per adesso ci deve bastare sapere che comunque ci dobbiamo inserire in questo cammino con la piena consapevolezza e anche con tanta pienezza. L'obiettivo può essere proprio quello di condividere con i nostri attori il cammino diocesano appunto che sarà proposto per i ragazzi che ha appunto questo tema e che ha il tema appunto di accogliere l'invito a riscoprire la bellezza anche attraverso lo sport, no? Sport che appunto sappiamo che in oratorio è una proposta importante perché sappiamo benissimo appunto come qui anche Don Alessio ci ricorda essere una vera occasione di crescita umana e sportiva. Per cui l'input è proprio questo, allora, cerchiamo veramente di esserci su questo tavolo all'interno dei nostri oratori. Cerchiamo quindi di fare in modo che magari se abbiamo appunto dei rappresentanti come società sportiva all'interno dei consigli oratori ci sia comunque questa attenzione nei confronti di questo percorso. Incentiviamo un po' anche i ragazzi, gli atleti che avremo durante l'anno comunque a far parte di questo percorso educativo, con un'attenzione particolare che senz'altro si centrerà ad esempio penso sul Natale. E di solito appunto c'è un percorso di preparazione, potrebbe essere che quel Natale che verrà proposto, quelle iniziative del Natale che verranno proposte agli oratori possano un po' diventare anche le iniziative dei nostri gruppi sportivi. Già l'anno scorso questo seme l'abbiamo puntato, perché se ricordate a Molteno, quando abbiamo fatto il Natale CSI, la società locale, l'oratorio locale, aveva comunque presentato una serie di cartelloni che erano proprio il frutto del lavoro fatto dai ragazzi durante gli allenamenti all'interno del periodo dell'Avvento. Per cui anche questa può essere un'attenzione importante. Cerchiamo veramente di esserci, di collaborare e di quindi far capire anche ai nostri ragazzi che i cammini educativi sono importanti, sono unici, sia quello che viene proposto attraverso la nostra attività sportiva, sia quello che viene proposto attraverso la catechesi o attraverso i momenti di animazione che ci sono in oratorio. Questo è senz'altro importante. Per cui proviamo a impegnarci a camminare in questa direzione. C'è una data importante che possiamo già segnarci e ricordare, ed è quella del sabato 21 ottobre a Milano. In via Sant'Antonio, la sede della FOM, ci sarà proprio una mattinata dedicata alla riflessione sul vedrai che bello puntini puntini nello sport. Quindi una serata, una mattinata aperta ovviamente a tutti gli allenatori e tutti i dirigenti degli oratori dei nostri gruppi sportivi. Per cui questo è già senz'altro un appuntamento da tenere in considerazione in maniera importante su questo aspetto. Ok. Poi, se questo è un po' lo stile insomma con cui fare la nostra attività sportiva, poi appunto noi parliamo di attività sportiva, quindi da qui il cammino, e lascio la parola a Marco su questo, per quanto riguarda un po' l'attività sportiva squadra e provinciale, i campionati nazionali, qui c'è ancora il logo del 2017 perché il CSI non l'ha ancora messo sul sito nazionale, però insomma. Tutta l'attività che facciamo rientra chiaramente all'interno dei campionati nazionali 2017-2018. Vedete un po' con le foto, un po' tutte le varie discipline che andiamo a proporre. Ecco qui Marco, lascio tempo che mi dava molto la parola e l'incombenza di presentare un po' per sommicare anche quello che il Consiglio Provinciale, insomma, abbiamo più o meno ragionato nel corso del mese di maggio e giugno. Ok, buonasera a tutti. Io
Quindi si può dire che grossi, grossi cambiamenti non ce ne sono. L'attività sportiva che andiamo a proporre è sulla falsariga di quello che è stato fatto negli anni, con alcune correzioni a livello organizzativo. La cosa più, diciamo, importante che abbiamo deciso nel consiglio di quest'estate è stata quella di introdurre l'obbligatorietà della distinta elettronica in tutte le manifestazioni, che sia tutte le gare, sarà obbligatorio per tutte le squadre presentarsi con distinta elettronica. Ora, mentre nel calcio, nelle maschere per pallavolo sono già abituate a questo tipo di presentazione, il grosso problema è nel calcio. Nel calcio il percentuale che si presentava la distinta elettronica era molto esigua. Quindi nel calcio abbiamo detto mettiamo l'obbligatorietà, però non andiamo a sanzionare fino a tutto dicembre. Dall'inizio del prossimo anno chi non sarà pronto a fare la distinta elettronica verrà sanzionato la prima volta con una richiamo, la seconda volta con una mente e così via. Questo per rendere uniforme un po' tutta l'attività e per incentivare anche l'utilizzo della piattaforma informatica che c'è si mette a disposizione e che è veramente molto comoda. È comoda anche per la gestione della società, se la società si mette a inserire i propri dati, a fare la affiliazione, a fare tutto, si ritrova ad avere tutti i dati disponibili anche per verificare la visite mediche, la scadenza delle visite mediche, per inserire cioè si trova una piattaforma di dati che può utilizzare per tante altre cose e può essere sviluppata ancora massimamente, per cui se non andiamo a incentivare questa cosa andrà a decadere, per cui abbiamo deciso di fare questo. L'altra cosa che ci è arrivata tra capo e collo, ma che sapevamo che arrivava perché era un po' così che veniva dialogata, è la questione dei defibrillatori che vedremo, non so, ne parlo già adesso, ma sì, tanto niente, l'anno scorso abbiamo martellato parecchio di tutte le cose che abbiamo fatto perché sembrava che dovesse entrare in vigore, non sapevamo ancora nulla, poi hanno derogato una volta, hanno derogato una seconda volta, quest'anno ci tocca, okay. Quindi adesso è inutile che andiamo a vedere cosa è stato, cosa non è stato, dobbiamo fare. Il dobbiamo fare è uno sforzo che non dobbiamo considerare come un macigno che ci viene messo tra capo e collo, insomma, ma un'opportunità. L'opportunità è quella che se dovesse succedere qualcosa siamo pronti per salvare la vita di una persona e questo non ha prezzo. Okay. Se ragioniamo in questi termini superiamo sicuramente le difficoltà che ci sono, chiaramente, perché è una cosa che bisogna fare, però l'obiettivo ne vale la pena in sostanza. Ok. Cosa posso dire di più? Proponiamo ancora l'attività calcio, pallacanestro, pallavolo, le attività di squadra, l'attività di squadra e le solite atletica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica che sono in forte evoluzione, il tennis tavolo e le discipline legate alle arti marziali. Questo è quanto. In più abbiamo una novità che è nata proprio a luglio quasi e che stiamo vedendo di portare avanti, che è l'ingresso del football americano, come sport. Sì, questa è una novità, questa è una scommessa, sì, è una sfida. È una sfida che è arrivata esatto da una società sportiva delle nostre, che comunque ha già questo genere di attività. Esatto, ci ha chiesto comunque di poter costruire qualcosa all'interno del CSI. Quindi abbiamo camminato un po' durante quest'estate con loro, con quale idea? L'idea di formare, di dare corpo a un progetto pilota a livello nazionale, perché comunque
l'attività di football americano non è un'attività, insomma, che giri dietro un angolo e trovi la squadra, no? È un'attività che comunque, anche a livello federale, da quanto abbiamo capito, comunque è un'attività che si estende veramente, ha un respiro interregionale, se non addirittura a livello nazionale. Allora, questo progetto pilota lo stiamo costruendo appunto insieme con loro, insieme con questi ragazzi di questa squadra della nostra società. È un progetto pilota che stiamo per presentare alla Presidenza Nazionale, siamo già chiaramente d'accordo con la Presidenza Nazionale, per fare in modo che l'ECCO possa guidare questa fase sperimentale come comitato. Per cui, senz'altro, durante la stagione sentirete parlare di questa iniziativa del football americano, che è una disciplina interessante anche perché ha una connotazione anche educativa per l'attività giovanile, perché comunque sono tre le specialità che costituiscono il pacchetto della disciplina del football americano. Diciamo, il gioco a 5 per intenderci, il gioco a 7 e il flag football. E sul gioco 5 e il gioco 7 ci siamo capiti, alla fine anche il football americano ha invece di essere in esatto, infatti al posto di essere 11, 13, quello che sono, giocano sul campo a 7 in 5 o giocano sul campo a 11 in calcio a 7, no? con i campi ridotti. Il flag football è invece un'iniziativa a livello giovanile, nella quale, qui c'è anche la parola, non c'è contatto fisico, cioè ci sono tutta una serie di regole con le quali viene proposta un'attività sportiva e quindi anche un confronto sportivo, ma senza contatto fisico. Praticamente i ragazzi hanno delle bandierine, da quanto abbiamo capito, che si mettono comunque in determinate posizioni, quindi tutte le regole sono basate sul fatto che per fermarti ti devo prendere la bandierina e quant'altro. Da questo punto di vista, la cosa interessante è che già nella zona di Varese, all'interno dei oratori e anche con il CSI di Varese, una società sportiva sta lavorando sugli oratori proprio a proporre questo genere di proposta, con un percorso, in questo caso ovviamente di avviamento all'attività, quindi può anche darsi che da questo punto di vista riusciamo a fare una proposta anche sul nostro territorio, quindi anche per i nostri oratori, come scommessa eventualmente da accettare, da portare avanti anche all'interno degli oratori, perché in quel caso non ci sarebbe, per il giovanile non c'è bisogno ovviamente di strutture particolari, il campo di calcio, insomma, bene o male ce l'abbiamo, non serve la divisa imbottita come usano ovviamente poi gli agonisti o quant'altro, per cui è anche più facile probabilmente da promuovere e da provare. Ecco, quindi sta nascendo un po' tutta questa cosa, quindi saremo un po' noi appunto a guidare il cammino come comitato, ovviamente con la supervisione del CSI nazionale, infatti stiamo per riconsegnare alla Presidenza nazionale anche il progetto fondamentalmente in tutta questa attività. Ovviamente poi l'altra cosa importante è che ci sarà un cammino formativo, no? Quindi anche queste squadre, queste società comunque si sono anche impegnate a darsi anche degli input, degli obiettivi formativi, quindi a formare allenatori, formare arbitri e quant'altro. Quindi c'è un cammino che partirà, ne sentirete parlare e sarà bello appunto accompagnarlo anche con l'attenzione, con la partecipazione, magari con l'attività giovanile, accettare anche la sfida di provare anche questa esperienza. Il bello di questo tipo di disciplina, parlo sempre del flag, quello riservato alla categoria giovanile, è che possono giocare insieme maschi e femmine, perché non c'è nessun contatto, non c'è contatto fisico, c'è solamente da correre con la palla e prendere la bandierina. Quello non c'è una tecnica, c'è un movimento legato appunto al gioco del football americano, non essendoci lo scontro fisico, è libero e valido per tutti. Esatto, tra l'altro infatti l'attività che andremo a fare probabilmente sarà incentrata su dei tornei non ufficiali, comunque dei mini tornei, a seconda delle squadre anche che avranno, che poi i ragazzi stanno raccogliendo, e questi tornei dovrebbero essere collocati nel periodo soprattutto primaverile, quindi
si parla probabilmente di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Esatto. Okay. Sì, forse un po' prima, quello per il torneo a 7, a 5, scusa, poi dopo quello a 7, e il flag football praticamente in primavera. Ok, l'altra novità rispetto a passata legata all'attività sportiva è una gestione dei campionati a livello informatico. Ci siamo dotati in comitato di un server che ci ha dato qualche problema, perché non siamo pronti a iniziare da subito, però durante l'anno sicuramente potremo integrarci, così nel frattempo riusciamo anche a valutare la capacità del sistema di sopportare tutti i nostri input, e con questo sistema tutte le società potranno benissimo in tempo reale caricare il risultato della partita che si è disputata, e le società, le altre squadre, così possono verificarlo nel sistema, vedere che il risultato dell'altra partita è in tempo reale, che non viene caricato, per cui non si avrà più le classifiche di 15 giorni prima, ma la cosa, una volta che si andrà a regime, dovrebbe essere immediata, perché io è un po' di tempo che dicevo questa cosa, che non posso io CSI andare a vedere i risultati su un altro sito, cioè dobbiamo fare con voi quello qua, e ci siamo attrezzati per fare. Abbiamo avuto dei punti di server, l'ho già detto, adesso sembra che sia risolto tutto e che siamo pronti a partire, però chiaramente partiamo con la gestione come l'anno scorso. Poi durante l'anno potremo dire le varie squadre, magari per singoli campionati piuttosto che per tutti, vedremo un po' come si evolverà la situazione, e gli daremo una password per essere i risultati, vedremo come si deve fare e vedremo poi come si è, in modo tale che poi l'anno prossimo invece, se tutto questo funzionerà come ci auguriamo, possa essere già da subito operativo. Esatto. Sì, quest'anno camminiamo in parallelo praticamente. Beh, a parte la pallavolo, che già questo servizio lo sta sperimentando da qualche anno. No? Esatto, sì. Esatto. Però sul basket, l'idea era quella comunque magari di provare a vedere se il basket sarà pronto magari per poter comunque muoversi. Anche con il calcio, ci stiamo attrezzando con voi. Cioè, inserisce il referto. Sì. No, non il referto, il risultato. Il risultato. Poi ci sarà la possibilità. Poi lo controllate, diciamo, no, il referto. Esatto, poi dopo il giudice sportivo omologherà il risultato, se sarà giusto chiaramente, oppure lo modificherà in funzione del referto arbitrale che andrà a omologare la partita. Per cui ci sarà una classifica ufficiale che è data dai risultati omologati, e ci sarà, potrai verificare invece la classifica ufficiosa con tutte le partite che sono state giocate fino a quel momento lì. Poi chiaramente se il risultato non si riesce sbagliato è chiaro che ci sarà l'errore, però voglio dire è già una buona cosa che c'è invece la possibilità di vedere i risultati subito. Ok? Esatto, quindi con gradualità, camminando in parallelo praticamente all'attuale gestione, però sicuramente nel corso della stagione andremo ad implementarlo anche sulle altre discipline, questo sì. E poi per quanto mi riguarda, per esempio la competenza di ci sarà il discorso dei tornei di tornei brevi, esatto, qui siamo che abbiamo fatto l'anno scorso già col calcio e con il lavoro, inserendoci nei contesti o aprendo i contesti insieme ad altri comitati vicini. Abbiamo fatto con Milano, abbiamo fatto con Como, e quindi li riproporremo anche quest'anno, però chiaramente Sì, vediamo di più nel dettaglio, perché comunque c'è la slide, li potete vedere in dettaglio. Va bene, c'è Sileco Cap, lo sapete, è quella che c'è, esatto, è quella che c'è la video stasera, esatto, è la prima manifestazione. Esatto, stavo dicendo appunto la Sileco Cap, che appunto è questa iniziativa che ormai da qualche anno abbiamo iniziato a proporre a livello sperimentale, da quest'anno vorremmo iniziare a farla diventare proprio un'attività istituzionale, no? Con la quale comunque dare la possibilità alle società sportive, alle squadre, di potersi preparare a quella che è la stagione sportiva tradizionale con un piccolo torneo che metta un po' di sale, anche già con una, insomma, con una, con
Coppa da vincere, quindi con un attimino di anche di giusta preparazione, no? Dal punto di vista agonistico, quelli che sono poi gli obiettivi della stagione, questo senz'altro. E quindi appunto stasera c'è questa riunione appunto in cui stanno facendo il calendario di questo torneo che riguarda in questo momento il calcio, ovviamente l'interesse, l'esigenza di tante società è appunto quella di poter avere già a settembre comunque qualche cosa a disposizione già come, come attività da poter svolgere, chiaramente senza stravolgere quello che era il concetto amichevole comunque festoso dell'iniziativa, quindi con i concentramenti con quattro squadre che si trovano magari in un unico oratorio quel pomeriggio, quindi giocano le due partite insieme, poi magari fanno anche insieme un momento di festa, di merenda e quant'altro, quindi momenti che comunque sono aggregativi, sono importanti, finalizzandola appunto a una, comunque anche a un piccolo risultato, appunto una coppa. Sono tre giornate nei prossimi tre fine settimana. Esatto, poi dopo abbiamo gli altri tornei che vedete sulla slide. La squadra appunto provinciale, riguardo comunque la squadra, e passiamo all'attività sportiva giovanile, che è il nostro, insomma, il nostro target core, no? Come si può dire, giusto tanto. Per cui dentro l'attività sportiva giovanile andiamo a appunto a sviscerare con l'aiuto di Marco un po' quali che saranno i percorsi dei nostri titoli sportivi, che qui appunto abbiamo riassunto in questa slide, dove appunto si parla di sport and go, si parla di trofei sportivi, si parla del circuito alle rotte. Allora, l'attività sportiva giovanile anche quest'anno ricalca più o meno quella degli anni scorsi, dell'anno scorso, c'è qualche novità che dopo vorrei. Iniziando dall'Under 8, sapete che questa attività è legata soprattutto all'attività delle società, cioè per i piccolini il lavoro principale si fa all'interno della società, sono le società che devono organizzare i gruppi e fare le sedute di allenamento. Noi ci limitiamo a organizzare 5 feste nel corso dell'anno basate su giochi vari, su abilità motorie, su atletica, su gesti, ancora abbastanza generali, proprio perché a questa età è giusto che l'attività non sia già finalizzata e indirizzata verso una disciplina, anche se poi sappiamo che nelle società tendono già fare sia un po' il pallavolo sia il calcio, perché da più avanti, più sopra ci sono le squadre già under 10 o under 12 di calcio e pallavolo. Comunque vabbè, è importante che facciano un'attività motoria abbastanza generica, va bene? Quindi l'attività under 8 in particolare è abbastanza limitata, invece più importante è l'attività delle categorie under 10 e under 12, che sapete nella nostra attività vengono denominate questa attività trofeo polisportiva, perché sia per l'under 10 che per l'under 12 è previsto uno sport fondamentale, importante, che può essere il calcio, calcio a 7, la pallavolo o il basket, il mini basket. Assieme a questa attività fondamentale che si svolge nei tornei autunnali, tornei primaverili, ci sono delle prove dedicate ad attività diverse, di sport diversi. Nella categoria Under 10 sono 5 giornate di attività diverse e nella categoria Under 12 invece sono solo 3. La classifica poi in questi trofei polisportivi è unica, nel senso che si sommano i punti che si ottengono nei campionati, si sommano a quelli dei risultati delle varie prove, per cui la classifica finale premia le società che hanno partecipato e hanno avuto risultati migliori.
spettatori, non solo nello sport portante, ma anche in questi sport, queste giornate diverse. E qui entra in gioco questo Sport and Go, che è un'iniziativa a livello nazionale a cui noi aderiamo, nel senso che le nostre prime due squadre classificate di calcio, di pallavolo, di pallacanestro possono andare avanti alla fase regionale, poi se vincono qua vanno alla fase nazionale. Insomma, l'anno scorso c'è stato l'esempio della San Giuseppe di Oggiate-Volgoro, che è qua nella vostra zona, che ha vinto il nostro trofeo polisportivo, poi ha vinto la fase regionale e sono andati alla fase nazionale, dove sono arrivati indietro, però fase nazionale dopo lì si trovano squadre che è di un livello diverso, però hanno partecipato e penso che siano stati contenti, perché già arrivare a vincere la fase regionale non è così facile in Lombardia, sono tante squadre. Lo stesso per la categoria Under 12, però le nostre squadre qui non ha vinto nessuno, non si è classificata nessuno per la fase nazionale. Allora, questa attività copre tutto l'anno, cioè per l'attività dell'Under 10, Under 12 praticamente inizia il mese prossimo, ci sono già tutte le date. Ah, questo è importante. Sia per l'Under 8 o 10 e 12, se andate nel sito del CSI Lecco alla voce attività polisportiva e cliccate su attività polisportiva, viene fuori categoria Under 8, categoria Under 10, categoria Under 12. Cliccate quella che vi interessa e c'è già sul programma con tutte le date e con tutte le feste. Per cui lì man mano io pubblico i moduli di adesione, perché per partecipare alla prima festa, che posso già dire, per l'Under 8 è il 21 ottobre, per l'Under 10 è sabato 28 ottobre, per l'Under 12 è domenica 29 ottobre. Ci sono già i programmi di queste tre feste e i moduli di adesione, cioè uno scarica il modulo e poi ce lo manda sempre per email in modo che resta iscritta, e così potete già vedere il programma, così ci sono già le date di tutte le altre feste. Ecco, questo è un po' il programma di queste tre categorie. Le novità sono soprattutto nell'Under 10, e questa è la slide, quella dopo. Cioè, quest'anno abbiamo inserito il mini volley, perché nello Sport and Go a livello nazionale non c'è la pallavolo 6 contro 6, c'è il mini volley 3 contro 3, per cui noi invece avevamo la pallavolo 6 contro 6, per cui le squadre che andavano alla fase regionale e nazionale, che erano abituate qua a giocare 6 contro 6, andavano a giocare 3 contro 3 e non si trovavano male perché non avevano mai giocato a mini volley. Allora, poi c'è qualche società che giustamente ha chiesto di inserire il mini volley, che in effetti a questa età è più giusto il mini volley che la pallavolo 6 contro 6, anche se su un campo ridotto, perché 3 contro 3 è più facile, si impara di più, cioè c'è maggiore possibilità di toccare la palla, il campo è più piccolino, è più facile, insomma. Per cui abbiamo deciso di affiancare al 6 contro 6 il 3 contro 3, per cui la società può decidere di partecipare al mini volley, sperando che ci siano un numero di squadre sufficienti per fare un girone abbastanza consistente, oppure di partecipare al 6 contro 6, oppure di partecipare a tutte e due anche. Se una società ha tanti bambine può, ma anche con poche, certo dopo bisogna stare attenti ai calendari di vedere che non si sovrappongano le partite del mini volley con quella del 6 contro 6, però la società può farlo. Va bene, non abbiamo imposto di scegliere o il mini volley o 6 contro 6, lasciamo aperte e vediamo un po' le iscrizioni come vanno. E questa è la novità dell'Under 10. Nell'Under 12 non ci sono novità, anche qui perché lo Sport and Go, la pallavolo, già no, 6 contro 6. C'è il 6 contro 6, per cui noi facciamo il 6 contro 6, lì va bene sul campo regolamentare, non c'è problema. Però, visto che abbiamo messo il 3 contro 3 nell'Under 10, anche qui diamo la possibilità alle società che vogliono organizzare dei circuiti di mini volley 4 contro 4 di poterlo fare, se li organizzeranno loro, noi non li organizziamo, che siamo già abbastanza presi con l'attività. Sì, soprattutto nella fase
fase del trofeo polisportivo invernale, quando ci sono le pause, esatto, le pause, dove già nel trofeo polisportivo abbiamo mini volley, il calcio a 5, sulla sì, ci sono già degli spazi per poter. Ci sono già società, Pagnano ad esempio, è una di quelle che durante quel periodo lì comunque organizza fior di tornei anche per quanto riguarda il 4.4 under 12, tra l'altro ultimamente organizzati e ben partecipati, quindi sono comunque ormai dei master, dei piccoli master all'interno della stagione sportiva. E comunque, vabbè, c'è qualche domanda, cioè, il problema è che potete già andare a vedere il programma in internet, per cui è inutile questo qua a dirvi le prove, quali sono, così. Il regolamento del 3 contro 3 è quindi sul regolamento, sul piano d'attività, che anche quello è pubblicato. Sì, sì, pubblicato sì. Sul sito, certo. Vedere, c'è già. Alla fine l'idea è quella di strutturare comunque un'attività di, diciamo, di torneo autunnale, torneo primaverile, uguale a 6 contro 6 come struttura, ovviamente con. Sperando che ci siano almeno 8, esatto. 8 squadre, si spera anche. Sì, sì. Perché se sono 3 o 4. Comunque sempre le stesse giocatrici si possono fare. Sì, assolutamente sì, puoi fare due, sì, sì. Non è che uno si gioca quando tre o quattro. Sì, sì, sì. Esatto, anche perché quando abbiamo fatto l'anno scorso le riunioni, abbiamo parlato insieme a voi società di mini volley intorno a febbraio, siamo venuti qui, siamo andati anche appunto negli altri centri zona a fare lo stesso tipo di intervento ed è emerso comunque l'esigenza di poter arricchire anche qua l'offerta con questo genere di discipline e iniziative, proprio per, appunto diceva Marco, permettere anche alle ragazze di fare un cammino che sia progressivo, che sia ben calibrato sulle loro esigenze, perché magari ci sono ovviamente ragazze che sono già magari quasi under 12, che sono già abituate a 6 contro 6, quindi per loro il mini volley ci vuole, ma diventa un'attività integrativa. Invece magari bambine che arrivano dall'under 8 piuttosto che iniziano a giocare nell'under 10, insomma la didattica, la formazione da ragazzo, ci sembra comunque opportuno e importante che questa disciplina possa partire comunque all'interno del percorso di polisportivo. Ah, un'ultima osservazione riguarda gli sport portanti, cioè calcio, pallavolo e pallacanestro. Come gli altri anni ci sarà il torneo autunnale e torneo primaverile. Il torneo autunnale sarà ancora a livello di zona, mentre il torneo primaverile i gironi verranno composti in base ai risultati dei tornei autunnali, per cui certo. Più o meno saranno a livello provinciale. Ah, ecco, ma una cosa che dobbiamo dire di Sport & Go, che invece è importante, è il discorso delle date, perché rispetto all'anno scorso, allora Sport & Go quest'anno il regionale anticipa le finali regionali, quest'anno l'abbiamo organizzata noi l'anno scorso ormai, abbiamo organizzato noi l'avvione, abbiamo avuto 600 volti di atleti che sono venuti su da tutta la Lombardia, è stata una gran giornata, una gran bella festa, assolutamente sì. Su questa stagione la regione ha deciso di scorporare Under 10 e Under 12. Quindi no. Esatto, sono tanti e l'attività è in crescita, cioè c'è molta attenzione nei confronti anche degli altri comitati della Lombardia nei confronti di questa attività polisportiva. E quindi l'idea è stata quella di scorporare le due feste. Quindi ci sarà una data che dovrebbe essere il 13 maggio, se non ricordo male, come fase regionale, probabilmente Under 10. La settimana successiva, il 20 maggio, sarà la fase regionale Under 12. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che comunque anche la nostra attività provinciale entro fine aprile comunque finirà. Vuol dire che i tornei primaverili in saranno i gironi, ma non grossissimi, massimo 8, perché se no ci stiamo dentro da febbraio, esatto. A fine aprile. Però stiamo già pensando nel mese di maggio e giugno di organizzare qualche torneo in modo che le squadre che sono fuori dalla fase regionale di Sport & Go possono continuare a giocare attività. Un mese e mezzo, esatto. Cioè l'idea è quella di aprire la Coppa Primavera anche al settore Under 10 e Under 12, perché in modo che comunque ci sia questa possibilità. Possiamo impedire a 3 o 4 squadre che vanno dalla fase regionale far fermare tutti a fine aprile, quando sono i mesi più belli a giocare a calcio, ad esempio il mese di maggio, il mese di maggio, il mese di giugno, esatto. Sono i mesi più belli. Sì, organizzeremo qualcosa
ci sarà esattamente questa edizione della Coppa Primavera anche queste categorie, con, se riusciamo, anche il fatto di fare poi le premiazioni dell'attività sportiva giovanile, che quest'anno abbiamo fatto al giorno giù alla Berea Italiana, un'altra bella giornata di festa alla grande, con tante società, tanti ragazzi, di andare a premiare, in questo caso non solo l'attività appunto della stagione polisportiva, ma anche le premiazioni di questa Coppa Primavera. Quindi raccoglieremo probabilmente tutte le premiazioni dell'attività giovanile in questo evento, in questa festa, che senz'altro andremo ad organizzare, come dove ancora ovviamente da mettere in pista, però intanto ecco, la mettiamo lì come traguardo da raggiungere sicuramente. Giusto Marco, si può assolutamente. Sportiva giovanile, ecco, l'ultimo inciso, per il logo CAB ormai lo conoscete, l'anno scorso appunto il CAB ha iniziato questa partnership anche sul trofeo sportivo, quindi tutti i trofei, tutte le coppe che comunque abbiamo distribuito l'anno scorso alle prevenzioni sono state comunque riconosciute da questa azienda, e quest'anno appunto la collaborazione continuerà con loro, quindi avremo ancora da questo punto di vista la possibilità di avere qualche risorsa in più da giocare grazie a questa sensibilità di questa azienda, che comunque serve il territorio in maniera abbastanza importante sul discorso della tutela sanitaria, delle visite medico-sportive e quant'altro. Peccato che non hanno la convenzione con la Regione Lombardia, quindi non si possono fare, cioè si possono fare anche le visite dai 12 ai 18 anni, ma sono a pagamento, ecco. Invece loro sono comunque, hanno convenzioni con noi sulle visite medico-sportive dai 18 anni in poi, ovviamente, e su tutto quello che riguarda l'Under 12, che è un altro settore nel quale comunque, se servono appunto dei certificati, la Regione Lombardia in questo caso non ci copre la spesa. Benissimo. Sì, l'attività sportiva l'abbiamo conclusa, appunto, se ci sono altri input sull'attività sportiva giovanile, la formazione. Insomma, la formazione è un altro dei nostri cavalli di battaglia, no? Sulla formazione comunque tutti gli anni ci dobbiamo, ci spendiamo e lo facciamo in maniera importante, e dobbiamo dire tutti gli anni troviamo da parte vostra comunque una bella e importante sensibilità con le attenzioni ai nostri corsi di formazione. Veniamo da due stagioni nelle quali comunque abbiamo proposto i corsi formativi di base per il allenamento di calcio e di pallavolo soprattutto, però pensate che in due anni, in due stagioni, questi corsi formativi di base abbiamo intercettato comunque qualcosa come 250 persone, non sono poche, vuol dire che comunque 250 giovani, 250 adulti hanno comunque fatto un minimo percorso formativo. Era appunto il corso formativo di base era calibrato su 6-7 serate che avevamo concentrato nel periodo autunnale, ottobre-dicembre, no? Allo stesso modo. Okay. Poi durante l'anno comunque magari c'è stato anche qualche stage di approfondimento per chi già ha fatto i percorsi. Quest'anno in Consiglio Provinciale abbiamo appunto ragionato invece sulla possibilità di alzare un po' l'asticella e quindi di offrire a questi 250 persone, ma non solo, anche a chi comunque sta iniziando un percorso formativo o un percorso di allenatore, la possibilità di fare un cammino
un po' più corposo, costruito come vedete qua nella slide, appunto su 14 lezioni di vario genere, dall'area associativa, l'area medica, ovviamente l'area tecnica, l'area metodologica, i regolamenti e quant'altro, spalmate queste 14 serate, spalmate su tutto l'anno sportivo, quindi è un cammino che dura tutto l'anno sportivo, però comunque dilazionato nel corso della stessa stagione. Appunto, come vedete, possono partecipare sia nuovi allenatori sia chi ha già frequentato dei corsi di base. Ovviamente è aperto un po' a tutte le categorie di allenatori, quindi sia chi allena gli under 18, per dire quindi allievi, juniores, top junior, ragazzi, soprattutto per il settore giovanile, ovviamente, da questo punto di vista. Stanno per partire le iscrizioni, sapete appunto che è il nostro ex presidente, Carlo Esatti, che coordina tutta l'attività formativa, stanno per partire le iscrizioni. Qui avete appunto la promo del corso allenatore di calcio di primo grado, che sarà il primo a partire, partirà da ottobre, si farà a Civate, questo è già accertato, appunto a breve sarà pronto il programma con le serate, soprattutto saranno disponibili le modalità per l'iscrizione a questi corsi, a questo corso di calcio. Ripeto, un aspetto molto molto importante da regalare, da offrire praticamente ai nostri allenatori, ai nostri giovani che magari si avvicinano anche all'esperienza di allenatori, molto importante. Quindi mi raccomando, anche qui cercate di scaldare proprio il cuore ai vostri allenatori, in modo che comunque possano partecipare in maniera seria e in maniera importante a queste iniziative formative. Oltre al calcio ci sarà ovviamente quello di pallavolo, che anche questo è un corso di realizzazione. Sempre per la pallavolo, è arrivata in questi giorni, ci sarà uno stage d'aggiornamento in Bassassi, a Corte Nova, due serate, mi sembra il 28 settembre e il 3 ottobre, se non ricordo male. Anche qui questa è un'iniziativa mirata chiaramente su chi ha già fatto un minimo di percorso, certo. Però comunque anche questo è un momento importante da proporre anche qua ai nostri allenatori di pallavolo. Insomma, la stagione magari non è ancora completamente partita, soprattutto per la pallavolo, quindi può essere un'opportunità da questo punto di vista da cogliere. Così come da cogliere sarà senz'altro il fatto che partirà anche il corso per allenatori di pallavolo di primo grado. Per il basket andremo ad organizzare un corso di base invece, quindi quello che abbiamo fatto gli anni scorsi sulla pallavolo e sul calcio, le 6-7 serate di base, le proporremo sulla pallacanestro. Il basket è una disciplina che comunque sta crescendo bene all'interno del nostro comitato. Ci sono tante società che stanno lavorando in maniera importante, la nostra commissione tecnica le sta incentivando bene, cioè si è creata una bella rete, è partita una bella attività a livello giovanile con lo Star Basket, l'Under 10, l'Under 12 e quant'altro, per cui è una realtà in crescita. Giustamente dobbiamo pensare anche alla formazione di questi giovani, di questi allenatori che stanno comunque offrendo un servizio importante anche ai bambini da questo punto di vista. Quindi anche lì arriveremo con il percorso per un programma formativo dedicato, di base, dedicato al basket. Ecco, infatti sono poi nella slide successiva. Tutte le iniziative del programma formativo di quest'anno comunque le trovate sempre sul sito, quelli che trovate in verde, con iniziative che poi riguardano anche il tesseramento online. Abbiamo fatto la serata lunedì, no? Sul tesseramento online, sua Vendendo, senz'altro altre iniziative andremo comunque a proporre. Anche i corsi dei defibrillatori, Carlo Esatti mi diceva ieri sera che il prossimo appuntamento, il 23 di settembre, ci sono già 50 iscritti, per cui vuol dire che comunque c'è una bella attenzione, una bella sensibilità anche nei confronti di questo aspetto. Ci sono tante persone che si mettono a disposizione. Tante cose. Avevamo fatto quando era uscito il corso, poi certo. Ha continuato a rimandarlo. Adesso devo fare l'aggiornamento. Sì, infatti. Esatto. Poi ecco, avremo anche un'associazione, l'associazione Amici del Cuore di Lecco, che ci dà una mano con un piccolo finanziamento,
per due serate, che qua due giornate formative, che in questo caso investiremo sugli arbitri, sempre per quanto riguarda il discorso defibrillatore e primo soccorso, quindi massaggio cardiaco e tutto quanto. Per cui anche al nostro interno, insomma, da questo punto di vista, stiamo lavorando proprio per fare in modo che ci sia un aumento di cultura, è proprio questione di cultura, senz'altro uno degli obiettivi di questa legge, che magari ci ha messo un po' in difficoltà, magari non dal punto di vista di risorse, ma quello comunque di favorire una buona cultura della prevenzione medica, a partire da queste cose qua, indubbiamente. Passettino avanti, siamo alla pagina, quella sul tesseramento delle assicurazioni. Beh, qui che dire, allora, il tesseramento è per comunque ricordarci che la Presidenza Nazionale di Consumazione CSI, anche qui nel mese di giugno, ha comunque deliberato questa riduzione del costo della tessera di 60 centesimi per tutta l'attività under 16. Quindi tutti i tesserati under 16, il tesserino costa 60 centesimi in meno. Ovviamente noi come comitato abbiamo recepito in toto la proposta del nazionale, che è una proposta, che è una piccola proposta che vuole comunque arrivare appunto nei confronti delle società. Non sarà l'unica, insomma, per quanto abbiamo capito, però intanto è la prima che è stata messa in cantiere, quindi la prendiamo e l'abbiamo passata ben volentieri. L'aspetto assicurativo, sapete che anche qui l'estate è stata prodiga di novità dal punto di vista di assicurazioni, di assicurazione per quanto riguarda CSI, perché abbiamo cambiato la compagnia assicurativa, adesso è diventata Fuselli Nipoli, esatto. Il messaggio quindi è che comunque allo stesso costo, allora anche qui non è che si poteva fare tantissimo, perché comunque è chiaro che per avere anche tantissimi tanti servizi e servizi più importanti devi anche avere una tessera che costa di più. La scelta che invece ha fatto il CSI nazionale è stata quella di provare a mantenere il costo della tessera dal punto di vista di assicurazione, cercando però di mettere qualcosa in più. Questo è stato possibile con Unipolsai e quindi la cosa è andata in porto e ovviamente sarà monitorata anche nel corso della stagione. La novità importante sicuramente è il fatto che comunque le pratiche assicurative adesso possono essere, anzi devono essere fatte online e non più con il sistema cartaceo. Sul sito del nazionale comunque trovate tutte le indicazioni, ma alla fine questa Marsh mi sembra che sia la compagnia che poi si occupa anche della parte informatica, quindi da recepire quelle che sono le domande effettive che andiamo a inserire nel momento in cui si presenta un infortunio. Ma le condizioni della famiglia sono ancora quelle, sì. La novità importante che può servire, una delle novità che ricordo che può servire, soprattutto quando si ha a che fare con i bandi, con le amministrazioni comunali, è il fatto che è aumentata a 3 milioni di euro, cos'è la responsabilità civile, perché molto spesso i bandi delle amministrazioni comunali ci spiegavano hanno questo limite, comunque bisogna avere un'assicurazione che ha questa franchigia, insomma questa soglia, esatto. Noi prima l'avevamo a 1,5 milioni, adesso invece allo stesso prezzo è arrivato a 3 milioni, per cui piccoli segnali, però comunque anche questi sono importanti. L'altro messaggio sono le assicurazioni integrative. Una delle novità di questo pacchetto assicurativo è il fatto che ogni società sportiva, volendo, si può personalizzare una propria assicurazione integrativa. Penso ad esempio ai ragazzi del futuro americano, ce l'hanno già chiesto, è ovvio, perché comunque da questo punto di vista esatto, no? I rischi magari sono un po' più alti, però c'è questa possibilità. Quindi l'invito è quello di, senz'altro, di farvi un giro sul sito, quel sito lì che è segnato, per vedere quali sono le offerte, le proposte che vengono fatte. So che c'è anche una tessera integrativa ATI che si chiama, che è la tessera generale integrativa sull'attività sportiva.
ovviamente costa qualcosa in più rispetto alla tessera normale, però andate a vedere perché comunque le prestazioni sono sicuramente interessanti per chi magari ha qualche necessità particolare. Il ciclismo ad esempio è una disciplina che è molto, molto a rischio, per il ciclismo hanno fatto un pacchetto integrativo apposta e vedi questo passo. Sul piano d'attività c'è? Sì, qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Quindi esatto. Sul piano d'attività troverete già però, sintetizzate queste... Esatto. Sulle assicurazioni integrative, comunque su tutto quello che riguarda il tesseramento assicurazione, naturalmente è inutile dirvelo, in segreteria qui e a Lecco si fanno in 44 per aiutarvi, per darvi una mano, Link, Carlo, Alessandra, in certe zone. Quindi se avete bisogno, se avete domande, non esitate appunto a contattarvi, che sicuramente sono comunque a vostra disposizione anche per avere delle, per darvi delle risposte che siano importanti, che siano incisive. Perché io ho visto per quest'anno che le denunce di infortunio sono tutte online. Tutto online, infatti, assolutamente sì. Più cartaceo. Certo. Esatto, ormai è una cosa sulla quale dobbiamo comunque volentieri abituarci. Sul loro sito della assicurazione c'è una piattaforma del CSI. Esatto. Sì, ecco il link qui mi sembra marshaffinity.it/CSI e lì dentro si trova, si apre il mondo, insomma, si trova veramente tutto quello che può essere a disposizione con funzionale. Giusto, sempre per rimanere in tema di politica sportiva. Un altro aspetto importante sul quale sicuramente dobbiamo un po' tutti no, allenarci, a tenere gli occhi aperti e a vigilare è quello dei bandi. È quello dei bandi. L'esempio è quello del bando, l'esempio perché è quello che scade a breve, scade il 3 ottobre, la Regione Lombardia, il bando che fa per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Da quanto ho capito, magari Giovanni tu ne sai qualcosa di più, hai guardato? Sono 4 anni che lo faccio. Infatti vai, racconta tu allora, dai, che senz'altro ne sai più. Anche ora mettono a disposizione un bel po' di soldi, circa 2 milioni di euro. Tutti a favore delle società sportive iscritte ai vari enti. Tu quando decidi di fare una richiesta devi decidere a quale ente o federazione due del campo, no, abbiamo CSI, FIDAL, FIPAL e FDC. Ok, dobbiamo scegliere quelle del quattro. Noi normalmente ci affidiamo a quelle locali dove diciamo, un interesse maggiore oppure un numero maggiore di atleti che magari il CSI. Allora tra il CSI, cioè, diciamo noi siamo fidati del CSI e lo diciamo alla Regione Lombardia. Poi c'è tutta una serie di documenti da presentare. Tutti i problemi è che devi disporre una firma digitale, è tutto online. Certo. Tanto abbiamo avuto 3 anni fa bisogna una firma digitale. Devi certificare tutti i documenti che tu inserisci online, scarsire tutti i documenti e inserirli online. Io ci metto un mese ma non devo prendere tutte le fatture, tutte le spese che ho fatto nell'anno precedente per un importo di almeno X soldi che è sul bando, perché lo scorso anno era almeno 10.000 euro di spese per poter avere magari un contributo di 3.000 euro. Però tutto quello che c'è che prendere tutte le fatture ricevute, va bene anche il testamento della sede, tutto, però vogliono tutte proprio io faccio tutto online, anche quello del testamento da casa delle ricevute, così è già tutto. Però devi quello che online devi fare la scansione, inserirlo e tutto, diciamo, devi internalizzare tutto e tutto quello firmarlo digitalmente. Il problema è che, e questo ho proprio detto, io sono 3 anni che lo faccio, quest'anno è il 4º anno, non ho mai tenuto niente. Ma il problema è che non hai neanche la risposta. Io ho fatto uno. Se tu non sei dentro, sei tu. Vedi che l'hanno ricevuto e ti danno un messaggio che ho ricevuto tutto, no? Okay. Però non ti dicono che ci sono 99 società che fanno le più bravi idee, oppure meglio di te, mi sta bene. Ma non mi dire nemmeno il motivo per cui non sono stati inseriti in predatorio. Questo è tutto. Mi sento questo fatto, che non so nemmeno se sbaglio io, se ci sono, non so, ma
meno motivi per cui non mi hanno inserito per l'autore. Chiaro, certo, certo. E allora dici io, cioè, perché poi adesso di un mese, non è che sei di no, certo. Comunque se ci metti a fare solo quello ti avevi due giorni, certo. Di lavoro. Per poi magari, come è successo a me, non so tre anni che non viene niente. Come andava? Non sappiamo niente. Ma siccome è aperto a così tante società sportive, delle federazioni, sono all'Eco, ma canottieri, chiaro che la canottieri presentano attività così, chiaro che già si proprio sono dei massa, sono dei mime di macchine. Comunque più di 5.000 euro non danno a una singola società sportiva, tanto dici 2 milioni, 2,5, sono 200 società sportive. È possibile che in tre anni non sono mai entrati nella gloria? Ci sta, perché magari prendo 5.000, qua dimmi, no? A che punto sono? Ci sono sbagliato qualcosa? Cioè, giusto per avere una notizia, non visto che ho preso del culo. Per l'intenzione, scrivi la Rossi. No, beh, ma trattando con le mie anelle, di queste cose ne abbiamo parlato con Rossi, ne abbiamo parlato a maggio, perché abbiamo fatto un incontro con la collaborazione. Abbiamo fatto un incontro con la collaborazione dell'Oro San Francesco proprio sulle iniziative, sui bandi e quant'altro. E lui diceva curiosamente che l'Eco è una realtà a dispetto delle altre realtà regionali. Lui diceva che l'Eco è una realtà che da questo punto di vista risponde poco. Cioè, le società sportive di l'Eco non sono abituate a partecipare ai bandi, mentre sì. Io sono una tra 300 e tanto, non so gli altri, per non posso spendere molto per gli altri. Esatto, anche comitato. Per cui anche come comitato, cioè ci teniamo da questo punto di vista almeno a prendere l'impegno, ecco, ad accompagnarvi anche in questo, proprio nel cammino che serve per eventualmente per allestire, per predisporre tutto quello che occorre per provare a giocare. Anche questa consiglia che vi do, la società sportiva di un certo che organizza le eventi, anche questo lo prometto io. State veramente attenti a queste cose perché comunque se non si fanno non sentirà nessuno, a cui di fare magari in modo forte da voi. Ma comunque la cosa importante se si è in mente di fare tutte queste aderire ai bandi, di organizzare eventi che coinvolgono comuni, ASL, dicendo dotatevi della firma digitale che ormai lo chiedono tutti. Io quest'anno per organizzare migliori, per pagare, per avere, come facciamo il pranzo, per pagare 34 euro all'ASL, il comune di Calco ha voluto avviare i miei documenti firmati digitalmente. Di conseguenza, se non io ce l'avevo già, per me è un attimo. Però se no dovevi andare in carta, se casca no, ci voglio due settimane per avere. Ok, messaggio chiaro. Ai cartellini di federazione non c'è un però c'è la firma digitale. È un disastro. Una roba. Devi stampare il cartellino, farlo firmare, scannerizzarlo, inserirlo, poi chiamare il numero di telefono, ricevere un codice di risposta e poi io te lo confermo. Una roba. Meno male che dovrebbe essere un efficace. Va bene, ecco, comunque queste cose qui, capite, sono appunto importanti se poi andiamo a leggere in un contesto che è quello comunque di essere in rete con il territorio. E vado alla slide successiva. Il fatto di essere attenti ai bandi, il fatto comunque di guardare anche quello che appunto propone l'associazionismo locale e tutte queste cose qua. È comunque importante per ciascuna società sportiva, è comunque importante per un comitato territoriale, perché anche noi crediamo fortemente che il fatto di essere in rete con il territorio e quindi con le ricchezze, con le opportunità che il territorio può offrire, possa essere uno sforzo che noi come comitato andiamo a compiere, ma con l'obiettivo poi di riversarvelo, no? Questo sforzo, i benefici di riversarlo ovviamente sulle società sportive, sul territorio. Ecco perché allora questa slide in cui semplicemente abbiamo fotografato alcune collaborazioni, alcune di tipo commerciale, che magari le conoscete, altre appunto di tipo sociale, ok?
Vi sottolineo soprattutto la collaborazione con Living Land, che trovate appunto là in alto. Vi ricordo che l'anno scorso comunque abbiamo aperto questo bando giovani sportivi con il consorzio con Living Land, con l'obiettivo di, uno, provare a mettere a disposizione delle società sportive uno strumento che possa servire a trovare dei giovani che abbiano voglia di fare gli allenatori, fondamentalmente. Con questo sistema qui il giovane si inserisce all'interno delle società sportive, lo si affianca a un allenatore che già allena e lo si prepara a fare magari pian piano un grande passo. Con un piccolo incentivo, no? Perché grazie appunto al fatto che si fa parte del bando della Fondazione Carico, comunque poi i ragazzi alla fine anno hanno ricevuto comunque dei buoni spesa, piccole cose, sono comunque dei piccoli compensi, però per loro sono comunque importanti. Pensate che parliamo comunque di ragazzi dei 16 anni in poi, eh. Ci sono state alcune società sportive che hanno approvato questa esperienza l'anno scorso, l'abbiamo fatto noi in comitato con 5 ragazzi che comunque abbiamo iniziato ad inserire in un progetto che si chiamerà e si chiama Area Grandi Eventi, CESIDECO. Dentro questo progetto, dentro quest'area Grandi Eventi, con questi 5 ragazzi che ci hanno comunque confermato che continueranno a lavorare con noi, anche a lavorare una parolaccia, insomma, a collaborare con noi anche quest'anno all'interno sempre di Living Land e anche con altri ragazzi che contiamo comunque di contattare. Ecco, vogliamo appunto provare a costruire un gruppo di giovani che possa comunque pian piano all'interno del comitato dare una mano appunto a Marco, come hanno fatto l'anno scorso i ragazzi sulla comunità polisportiva, dare una mano nella comunicazione. Una di queste ragazze sta seguendo la nostra pagina Facebook, quindi la trovate comunque come autrice fondamentalmente dei post che vengono comunque messi sulla nostra pagina Facebook e quant'altro, per cui questo strumento è uno strumento che è importante. Reitereremo appunto il bando con l'Indilema e il Consorzio Consolida, lo faremo ancora proprio per le società, con il discorso allenatori, per trovare degli allenatori, lo faremo anche appunto ancora anche per il comitato, per dare ancora più linfa a questa area costituita che stiamo comunque costruendo sotto l'egida appunto dei grandi eventi. Questo sì. Con il Solevol, la trovate anche questa, il Solevol, andremo a fare un'iniziativa di sensibilizzazione sulle categorie top junior e open, sul gioco d'azzardo, anche questo è un bando regionale. Ok, quindi probabilmente ci sarà una o più domeniche di calendario sportivo nelle quali, con l'aiuto degli arbitri, le squadre top junior e open riceveranno del materiale di sensibilizzazione sul discorso del gioco d'azzardo, sulla ludopatia fondamentalmente. È ancora da mettere in cantiere nei dettagli la cosa, però prenderà questa direzione qui, questo senz'altro. Poi ce ne sono altre di proposte che stanno venendo avanti, le stiamo valutando veramente sempre con l'intenzione comunque di poter collaborare con queste associazioni, con quello che c'è sul territorio, ma con l'obiettivo poi comunque appunto di poter riversare questa ricchezza insomma sul nostro sport. Così come chiaramente è il discorso relativo alle partnership commerciali, la Birreria Italiana con l'iniziativa della carta terzo tempo, che è valida ancora fino a dicembre, è ancora valida, quindi le vostre squadre open o più non sono quelle più grandi, ricordatevelo che comunque fino a dicembre la carta terzo tempo, per avere lo sconto fondamentalmente sulle consumazioni che vengono fatte dalla Birreria Italiana, è ancora valida. Se ricordate, qui bastava comunque indicare che il giorno tra le tali si è giocata la partita tra il Pagnano e la Virtus Calcio, per dire le due squadre si mettono d'accordo, dopo la partita quella sera lì vanno insieme in birreria a consumare qualcosa, insomma a festeggiare, e possono farlo con questa opportunità appunto, con la carta a terzo tempo e con questa iniziativa qui. Poi ok, c'è la collaborazione con il CAP, come abbiamo detto, Acer che è il nostro main sponsor, la banca BCC Valsassina, che è comunque un'altra azienda che è attenta al territorio, lavora su Eco in questo caso perché non ha
giurisdizione in sostanza sul nostro hinterland, però sull'ecocittà comunque lavora e comunque da questo punto di vista mette a disposizione delle risorse per cui ben volentieri insomma abbiamo accettato la partnership con loro. Comunque veramente l'intento è quello comunque di continuare in questo lavoro di apertura, di collaborazione, di confronto con il territorio. Ultima chicca da questo punto di vista, che però non è nostra, è del CSI nazionale, è quella del Penny Market, la trovate lì dentro, Penny Market che ha appunto creato questa iniziativa con la quale probabilmente è possibile anche qui sostenere l'attività sportiva delle società. Ma c'è il supermercato Penny qua? Sì, comunque è aperta fino a novembre, quindi comunque le società, almeno del nostro territorio, possono approfittarne. Adesso anche io onestamente non ho ancora visto l'iniziativa nei dettagli, però sembra interessante. C'è il link sul sito nazionale. Ormai sono quelle forme di, come si può chiamare, marketing sociale, ovviamente sì, che comunque sono comunque interessanti e possono magari portare anche qui qualche contributo, qualche risorsa, sono sempre ben accetti, insomma, da questo punto di vista anche per tutte appunto le società sportive. Ok, ci sono. Io vorrei avere una cosa che sei donato avanti. No, che era quello che chiedere anche qua il responsabile di sport di squadra. Tu hai parlato prima degli individuatori. Io vorrei capire una cosa soltanto. Cosa avete in disposizione, avete dato agli arbitri nel caso in cui non trovassero un individuatore o non trovassero la persona che ha fatto il corso? Ma per saperlo almeno sappiamo. No, abbiamo pubblicato le direttive nazionali anche sul nostro sito, se vogliamo. Sì, c'è questa pagina qui, no? Esatto. Questo link è quello delle FAQ. È quello che va alle FAQ nazionali, che ci sono tutte le domande riguardanti appunto il discorso. No, nazionale l'avevo visto, esattamente avete percepito di quelle. Pensate l'arbitro non farà giocare la partita. No, sicuramente, anche perché essendo una legge dello Stato, come fai a non adeguarti a queste direttive che fanno. Ma se dovesse molto male discutere. No, se non c'è, addirittura anche se viene a mancare durante la partita si sospende la sportiva. Perché se prima può portare via durante. No, diciamo l'addetto che se ne va perché è successo qualcosa. Non c'è nessuna. Perché sembra che sia c'è lo spazio apposta e distinto da inserire, no? È sempre comunque un discorso legato più alle società che agli altri. E all'organizzazione campionati, perché la società di casa, in questo caso, che fu prima nominata, che deve combinare uno spazietto a mano, diciamo, dire fuori automaticamente dalla distinta elettronica, si fa la distinta elettronica, poi con lo spazierino completo a mano. Può essere un tesserato, può essere anche un non tesserato, una persona che passava lì per caso, per combinazione ha anche il patentino per fare. E lui, praticamente, con una società che è chiaramente firma distinta, garantisce che questa persona ha fatto il corso. Non deve vedere l'attestato, non deve vedere prima la società che sono responsabilità, per cui finché non succede niente, non succede niente. Nel momento in cui succede qualcosa e questo qua si è presentato con la testa dicendo che l'aveva fatto, che aveva fatto il corso, in realtà non l'aveva fatto, sono poi affari della società. O questo per la società che gioca in casa oppure è esclusiva della società prima nominata, noi diciamo prima nominata perché non si sta in campo dentro, generalmente la prima nominata è la scuola di casa. E se eventualmente la scuola di casa, come dicevo lì, non può avere nessuno, però a casa, la scuola ospite c'è una. Basta che c'è una persona, non deve essere che sarà, può essere uno che passa via, non c'è nessun problema, basta che abbia l'applicazione. Poi per quanto riguarda le caratteristiche ci stiamo un po' barcamenando per cercare di capire qualcosa, perché molti dicono che l'attestato che si è fatto ha una sua validità di un anno, alcuni dicono che ha validità di due anni, in realtà fare domande a chi ha fatto i corsi non lo sa neanche loro, uno ti dice una cosa, l'altro ti dice l'altro. C'è anche chi
dice che è valido, che valido basta. A questo punto, il mio consiglio è chi ha fatto il corso, vada chi l'ha fatto, si fa firmare la dichiarazione dicendo che è valido per sempre, e almeno a questo punto non posso dire tanto, quantomeno può fare cadere la responsabilità su quello che gli ha fatto il corso. Allo stesso modo anche per la, l'apparecchio, anche l'apparecchio ha una manutenzione, alcuni dicono 5 anni, alcuni dicono 2, alcuni dicono 3. Io ho il certificato della Ligue, ma firmato che per 5 anni non devo fare niente, cui, non lo uso. E poi gli arbitri in questo caso, noi come società, non siamo... Scusate, noi come arbitri, non abbiamo possibilità di verificare se è vero quello che ci viene detto. Dobbiamo fare quello che è buono. Perché uno ha 5 anni, uno ce l'ha 2 anni, l'altro ce l'ha, possiamo avere tutte le caratteristiche di ogni apparecchio. Noi prendiamo per buono quello che ci viene detto. Attenzione che però se succede qualcosa, la responsabilità è su chi ha dichiarato il falso. Ok? Balduzzi. Sono stati fatti 2 anni di rinnovo. Per 2 anni e dopo 2 anni c'è pure la stessa qualità. Ciao, grazie. Buona stagione. In 2 anni avrebbero potuto fare delle normative chiare su tutte queste cose qua. Cioè, che non si sappia se il corso fatto 2 anni fa è valido o non è valido, mi sembra una cosa assurda. Sì, no, no, cioè, secondo me sul distributore con la macchina non ci sono. Perché è proprio il discorso che uno non c'è scritto da nessuna parte quanto vale un corso. Se tu lo cerchi nella legge non c'è scritto. Io ho mandato una mail a proposito del fatto che rispondono. Io ho mandato una mail a Reu per sapere. Perché non sanno neanche loro, probabilmente. Non c'è certezza di loro. Perché i corsi sono stati fatti da tante piccole associazioni all'inizio, probabilmente non. Poi dopo c'è una certa data, è stata data. Titolarità dovrebbe essere abilitato da fare corsi, insomma prima di quella data lì qualcuno l'ha fatto, non l'ha fatto, cioè, si cerca di abilitare anche quelli e sai come funziona con l'Italia. È massimo. Ma intanto il problema importante secondo me è averlo, l'attestato, dopo adesso qua ci vedremo prossimamente. L'altra cosa fondamentale non dovremmo mai usare. Eh sì, certo, cosa ce l'abbiamo, non avremo mai. Io invece parlo dal presupposto diverso, secondo me. Allora, io sono più per il saper fare che per l'averlo attestato. Per cui se io mi propongo come fare una cosa, mi interesso anche a fare altri corsi piuttosto anche più di qualità superiore per essere in grado poi di operare, perché altrimenti non lo faccio. Altre domande? Altre esigenze? Altri sogni nel cassetto che avete da tirare fuori? Teneteli chiusi. No, lo sento. Teneteli chiusi nel cassetto. Volevo chiedere se avevate pensato di un pallavolo maschile e giovanile. Bravo. Allora, pallavolo maschile e giovanile... Non ci possiamo che pensare, ma... No, perché quest'anno noi abbiamo una squadra. Una squadra giovanile... diciamo, e il problema adesso abbiamo chiamato Giulio, ecco, per sapere, non c'è un campionato, però c'è sì di Milano che lo fanno. Milano sì. E infatti adesso noi vorremmo collegarvi con voi tramite Milano, certo, di fargli fare il campionato, perché abbiamo nei 14 ragazzi. Non ci mancherebbe. Scriveteli subito, infatti. Ma infatti adesso li studiamo. Scriveteli subito. No, è un altro per parlare che noi facciamo una rosta. Già capita anche per altri. Sì, infatti c'è sei di Milano, cioè, basta dire che c'è sei di lei che facciamo una rosta. Sì, ma noi facciamo tutto tramite voi. Certo. Lo diamo noi, cioè voi direte una rosta, sì. Noi vi diamo una rosta, perché una rosta da Milano, poi seguite voi direttamente con Milano. No, più che altro volevo sapere se avevate già delle idee, se c'era interessato qualcuno che qualche... Ci sono società che ci hanno chiesto già di nulla osta sul calcio 11, sul
sì, sul calcio a 11 qualche società ce l'ha chiesto, calcio a 7, pallavolo, ma stasera sarebbe, sarebbe la prima richiesta, ma va benissimo, caspita. Anzi, poi ne parleremo anche, che c'è una squadra di pallavolo maschile, c'è Sileco, che fa fare il campionato a Milano, che dobbiamo comunque anche farle sapere poi non le poste. Testimoniarle, parlare, creare, io sempre femminile poi. Noi solo femminile, perché noi abbiamo dai 10 sì, a... esatto. E però questa... Però smetterà su questi ragazzi qua che sono... No, che società sei? Burato. Burato? Esatto. Per cui no, bisogna... Però c'entra l'obiettivo, infatti. Esatto. Quello senz'altro. Comunque nessun problema, anzi noi, avete capito, insomma, cerchiamo anche di favorire no, queste dinamiche. Che poi alla fine sono tutti ragazzi che fanno sport e che riescono comunque a fare sport in maniera importante, quindi c'è sì, che sia Lecco, che sia Milano, che sia Como, cioè non è quello che volevo capire, l'importante è che comunque i ragazzi facciano comunque attività sportiva e trovino un'attività sportiva a loro misura, assolutamente sì. È difficile adesso. Una società come la nostra, che già l'anno scorso abbiamo avuto problemi, perché nessuno va bene al basket, ci siamo collati 20 bambini, abbiamo creato l'anno scorso 10-12 di basket. Noi solo pallavolo facevamo. Quest'anno si presentano questi ragazzi qua che nessuno è vuole fare. Sai, sono sempre situazioni che credo. Sono sfide importanti. Perché poi. Ti occupano la palestra e quello simile, perché dopo sì, non sì. Più spazi. Non fa niente, è la vita che continua. Sì, sì, no. Sì, però dai, sono comunque problemi logistici importanti, però, però io penso che appunto sei il primo che tira su le maniche no. E cerca di, no, un po' di risolvere. Quello, mai da assolutamente. Rinnovarsi. Infatti, per cui dai, ne parleremo sicuramente. Io penso che uno degli ultimi comitati avere un pallavolo maschile, perché fino a 5-6 anni fa aveva un pallavolo maschile a livello europeo, basta. Sino a Milano e Brescia. Gli altri comitati non c'era nessuno. Ora è rimasto solamente a Brescia. Infatti. No, la società intorno, ma con la Cina. Hanno anche un territorio rimasto dentro nostro. Esagerate per quelle categorie, allora non tengono più sulla giornata. Va bene, grazie Gio. Ciao. Buon inizio di stagione. Altre domande? Altre esigenze? Va bene, comunque sappiate che per tutto quello che insomma che di cui avete bisogno. Siamo qui, ci siamo, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, però il fatto di venire anche nei centri in zona no, a fare questi incontri, di farlo oggi qua, domani a Simone, non a Lecco, è proprio per cercare di fare in modo che anche il centro in zona diventi un po' il salotto associativo, capito? Cioè il posto in cui ci troviamo, scambiamo esperienze e costruiamo magari idee, progetti interessanti insieme, proprio percorriamo insieme il cammino della stagione sportiva, anche con questi piccoli strumenti, queste piccole serate che così vogliamo provare a condividere con voi. Ne faremo ancora insomma, sicuramente. Una cosa, questi giornali che fanno con Telopa, sì, quella ragazza di formazione, sì, la parte da non mi viene maschere adesso. Maschere. Non è che hai fatto anche due serate qua, dalla zona di qua? Ah, glielo chiediamo. Perché noi abbiamo tre allenatrici ragazze che sono le hanno fatto l'anno scorso con la copertina, sono entusiasti, però andare fino a Pordenone è un cancellino, fuori dal mondo la sera. Certo. No, se si sa che magari fanno due serate qua nella parte di qua, di Lecco. Magari è una cosa che la dico a Isacchi, dai, la diciamo a Isacchi, così magari durante la stagione la confezioniamo anche. Sì. Perché adesso sta per partire il corso di primo livello, quindi esatto, qui dovremo comunque poi stare attenti a non
sopra tutte le cose. E poi io penso che comunque se in corso di primo livello no, ci sono dei temi interessanti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista associativo, che una ragazza vuole andare a servirli, ma tutto riguarda il nato, secondo me, cioè infatti. No. Non gli chiederà nessuno. Nessuno gli chiede l'iscrizione o se passa una lezione in più. Infatti. Anzi, fa parte del fatto, come dicevo prima, che bisogna sempre cercare di migliorarsi. Magari quando ha fatto il corso lei ha saltato una sera su quell'argomento e questo gli sarebbe completare il suo quadro capacitivo. Esatto. Va bene. Buona stagione a tutti, veramente.